La Panini ci ha mandato questo volume, Paperone il drago di Glasgow. Per una volta facciamo il video senza troppo ritardo, che vabbè, insomma, è uscito il 26 gennaio, quindi come vedete la maglia è abbastanza larga. Ma Paperone il drago di Glasgow ci tenevo a raccontarvelo in video mettendoci la faccia perché onestamente è un volume che mi è piaciuto tantissimo e vorrei raccontarvelo un attimo. Questo fa parte della collana che sta riproponendo tante storie francesi, scritte e disegnate in Francia dalla Glénat. In questo caso la sceneggiatura è di Jory Chamblain e i disegni sono dell'italiano Fabrizio Petrossi. Disegni che per me sono eccezionali. Vediamo già dalla copertina che è molto in medias res, dinamica, eccetera, che presenta proprio Paperone da piccolo, perché questa storia è ambientata appunto quando Paperone era un bambino, anzi, praticamente è ambientata prima. Appena prima del primo capitolo della saga di Paperone di Don Rosa, vediamo infatti anche sul retro un bellissimo ritratto di Paperone. Per me è delizioso. C'è la versione che fa del Paperone bambino il buon Petrossi, 1877, quindi questo è l'anno di ambientazione della storia. Questa storia ci racconta come diciamo, Paperone si è trovato ad affrontare questo drago di Glasgow del titolo. Inizia in medias res con una ragazzina che scopriremo poi chi essere, che è la stessa della copertina. Lo vedremo più avanti, è un personaggio centrale nella trama. Ma soprattutto un'altra cosa centrale della trama è la passione insospettabile di Paperone per il teatro, del Paperone piccino per il teatro. Infatti all'inizio ci sono qui e qua. Disegnate anche questi in modo irresistibile, per me Petrossi disegnare i Paperotti è veramente inarrivabile, che stanno facendo una recita, diciamo, proprio basata sul drago di Glasgow, che hanno visto raccontare sui giornali dell'epoca di questa leggenda, addirittura antecedente a quella di Loch Ness, su questo drago che in teoria si aggirava per Glasgow quando Paperone era un Paperotto, non era nient'altro che un Paperotto. La storia in realtà, questa è la scusa, poi in realtà la storia parla di tutt'altro, parla di legami, di famiglia, è un racconto, diciamo, io ho paura veramente a raccontarlo perché tanta bellezza del racconto sta proprio in una svolta di trama che si viene a sapere, diciamo, circa metà della storia e che secondo me poi va a innestare tutta una serie di riflessioni anche sull'amicizia e sulla famiglia e sul rapporto che ci può essere tra queste due cose. Quindi io non voglio spoilerare troppo perché è veramente una di quelle storie che va assaporata. Quello che però mi piace è che si può raccontare effettivamente come questi due artisti siano riusciti proprio a raccontare la vita brulicante di quella Glasgow lì di fine 800. E soprattutto a raccontare una storia alternativa del Paperone bambino che per una volta non sia incentrata sui soldi, sul fare soldi, o troppo sul suo legame con il suo clan. Diciamo che è una storia di un Paperone bambino che ha anche un'altra passione oltre a fare denaro, effettivamente guadagnare denaro, anche perché questa storia appunto è poco prima precedente del primo capitolo, come ho già detto. E soprattutto ci racconta di un Paperone ancora piccino, umano, quindi molto, molto fragile, ma in realtà è una storia che riesce in alcuni punti a dare delle pennellate veramente, secondo me, notevoli e che, insomma, sono di una profondità e di un coraggio anche per certi versi in un fumetto Disney che mi hanno veramente stupito. Io in particolare volevo leggere, diciamo, un discorso che un personaggio, il papà di un rivale, possiamo dire, del Paperone bambino fa Paperone. Per farvi capire un attimo la cifra del racconto, poi appunto secondo me più che focalizzarsi su queste cose, vi ho fatto dei disegni che sono bellissimi, vi ho raccontato a grandi linee di cosa parla la storia, per farvi capire un attimo le vette che si toccano e per darvi un'idea se questo è il volume che può fare al caso vostro. Sai, non è facile essere padre, si vuole il meglio per i propri figli. Si desidera proteggerli dai pericoli, offrire loro una vita felice, ma a volte si sbaglia e li si delude. Sono stato troppo duro con Will, volevo che fosse forte in questo mondo così tetro, ma ho fallito.
non gli ho dato abbastanza amore e lo rimpiango. Ti confiderò un segreto. La mia miniera estrattiva va male. Le società mi chiedono di scavare più in fretta, più a fondo. I miei uomini non ce la fanno più. Ma è la miniera che sfama tutta la città. Presto dovrò assumere delle donne che riescono a infilarsi nei cunicoli più stretti. E poi chi altri? I bambini? Ti supplico, di ai tuoi amici di smetterla di venire a giocare qui. Non è un posto adatto a loro. Io sono il responsabile e se accadesse una disgrazia non potrei mai perdonarmelo. Torna a casa. Tuo padre ti aspetta e sono certo che non è in collera, ma solo terrorizzato all'idea che tu non gli voglia più bene. Questo giusto per dare un'idea di, insomma, anche gli argomenti di cui si parla, in che modo se ne parla in un fumetto Disney che noi, come abbiamo sempre detto anche in pagina, nascondono più chiavi di lettura e si rivolgono a un pubblico più ampio, non solo ai bambini. Oltre alla storia che io ho apprezzato veramente tantissimo, stiamo parlando di circa 60 pagine vendute in un cartonato molto elegante in libreria dal prezzo di 15 euro. Abbiamo poi alla fine anche circa una decina di pagine con gli schizzi preparatori di Petrozzi, che comunque sono molto interessanti perché ci sono i commenti dell'artista, sono tutte cose a matita, mentre invece all'interno troviamo proprio i disegni acquerellati. Quindi insomma, entrambe le versioni secondo me sono veramente molto godibili se vi piace questo tipo di stile. Personalmente lo trovo molto dinamico, caricaturale, ma in un modo insomma che secondo me racconta bene una storia con protagonisti dei bambini. Quindi niente, questo era Paperone e il Drago di Glasgow, io ve lo consiglio veramente tantissimo. E fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete letto e se volete recuperarlo, insomma, dopo questo video. Ne sarei veramente felice di parlarne tutti insieme. Ciao a tutti!